Internazionale pianistico dedicato a Umberto Pagliata è stato un evento molto importante dal punto di vista della musica classica pianistica a San Giovanni Valdarno. Una giuria di enorme prestigio presieduta dal maestro e direttore d'orchestra Gian Antonioli e giurati di altrettanto valore indiscutibile a livello nazionale e internazionale e soprattutto circa 90 partecipanti, il cui livello nell'esibizione pianistica è stato veramente molto alto, quindi un grande ringraziamento all'Accademia Musicale Valdarnese, al direttore artistico Andrea Fiorini, perché veramente consente a San Giovanni Valdarno di diventare un centro di riferimento importante per la cultura musicale in Valdarno e nella provincia di Arezzo. Sì, abbiamo passato una settimana magnifica qua. Abbiamo iniziato appunto domenica scorsa con il concerto del pianista tedesco Guido Henk. Siamo andati avanti martedì con il concerto di Mariangela Vaccatello alla sera e poi tutta la settimana tantissimi giovani un po' da tutta Europa, ma anche coreani, giapponesi, cinesi, dalla Russia, abbiamo avuto pianisti spagnoli, dalla Francia, dalla Germania, insomma veramente un grande successo per questa seconda edizione di questo concorso internazionale Umberto Pagliata, città di San Giovanni Valdarno. Una giuria prestigiosissima che oltre ai due nomi già citati è una giuria presieduta dal maestro Jean-François Antonioli e con lui Luca Ciammarughi e anche Paolo Francese e lo spagnolo Mario Pisuelos, che poi è stato un allievo storico diciamo del maestro Umberto Pagliata. Abbiamo avuto 90 pianisti e abbiamo lavorato tantissimo, ma siamo felicissimi perché poi il risultato è veramente straordinario. I premiati sia della sezione a categorie, cioè dei giovani che vanno da 6 a 25 anni diviso in 5 categorie per fasce d'età, sia della sezione 1 dai 18 ai 35 anni in 3 prove con la finale con l'orchestra che è appena terminata, devo dire abbiamo avuto un livello veramente straordinario.